Olimpia, miti e verità dello sport. Virtuosismi intorno a un tavolo da ping pong, quelli che sentite in sottofondo. In tanti lo pratichiamo, il tennis tavolo, e in pochi sanno che ci fu un tempo, e anche recente d'altra parte, in cui quella piccola pallina fece muovere la grande palla, cioè il mondo, secondo un modo di dire tipicamente americano. Sì, perché fu proprio intorno a un tavolo da ping pong che Stati Uniti e Cina cominciarono a parlarsi, in uno scenario politico sportivo in cui anche l'Italia dei pongisti giocò la sua parte. Tra poco vi racconteremo questa storia. Intanto però presentiamo il nostro ospite. Gnagol Stoyanov, classe 1987, 4 titoli italiani e uno scudetto di tennis tavolo vinto finora in carriera. Grazie per essere oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi per la telefonata. Gnagol, chiariamo subito, nato a Sofia in Bulgaria, ma è italianissimo, vero? Giusto, sono molto più straniero in Bulgaria che in Italia, sono cresciuto a Livorno, ho frequentato tutte le scuole a Livorno, quindi sono italianissimo. Altra curiosità? Sei figlio di due pongisti. Beh, diciamo che ci sono dei lati positivi e dei lati negativi, però diciamo che fare uno sport che entrambi i tuoi genitori hanno praticato ad alto livello e di cui conoscono molti segreti aiuta. Come hai scoperto il ping pong? Beh, come tutti i ragazzi italiani ho giocato a calcio, quindi ho praticato entrambi gli sport fino alla scuola superiore. Poi naturalmente nel tennis tavolo i risultati erano migliori e quindi ho continuato su questa strada. Il divertimento è la cosa principale e adesso il sogno di un'Olimpiade mi porta a svolgere questa attività più come un lavoro, però il divertimento è comunque primario. Non tutti sanno che fu Mao Zedong negli anni 50 a fare del tennis tavolo lo sport nazionale cinese. Nasce da lì un'egemonia che dura ancora oggi, vero Gnagol? La Cina è predominante nel nostro sport. Riesce da diversi anni ormai a battere tutta la concorrenza, che sia Asia o Europa, che sono i due continenti comunque migliori. In ogni caso la Cina è nettamente superiore a tutti gli altri. E allora Gnagol Stoyanov, ricordiamo insieme i giorni in cui proprio la Cina e gli Stati Uniti iniziarono a dialogare grazie a quella che è passata alla storia come la diplomazia del ping pong. Knowing of President Nixon's express desire to visit the People's Republic of China, Premier Chou En-lai, on behalf of the government of the People's Republic of China. Così Richard Nixon, presidente degli Stati Uniti, annuncia il suo imminente viaggio in Cina nel febbraio del 1972. Una visita storica che segnava il disgelo nelle relazioni diplomatiche tra i due paesi e che era stata anticipata e preparata proprio intorno a un tavolo di ping pong. Il 6 aprile del 1971 la squadra di ping pong americana, che disputava in Giappone il 31esimo campionato mondiale, ricevette un invito dalla squadra della Repubblica Popolare Cinese a visitare la Cina. Invito a sorpresa che ancora oggi gli storici dello sport attribuiscono a diverse ragioni. La più probabile sembra il casuale incontro tra la stella americana Glenn Cowan e il giocatore cinese Zhuang Zedong. Fatto sta che il 10 aprile del 1971 la squadra e i giornalisti al seguito divennero i primi americani a mettere piede nella capitale della Cina popolare da quando il Partito Comunista di Mao Zedong aveva preso il potere 22 anni prima, nel 1949. Un momento storico che i media mondiali e soprattutto statunitensi celebrarono con grande eco. China's Premier Zhou En-lai declared today that a new page is opening in relations between the United States and China. La strada per la storica visita di Nixon a Pechino era ormai aperta, ma nel complesso equilibrio sportivo diplomatico di quei giorni anche l'Italia del ping pong giocò un ruolo non secondario, come ci ricorda Silvio Magni, allora commissario tecnico della nazionale azzurra di tennis tavolo. I cinesi con la famosa rivoluzione culturale di Mao erano usciti dallo sport ufficiale. Nel 71, alla fine di questi campionati del mondo del Giappone di Nagoya, invitarono la squadra americana in Cina. Gli americani ci andarono, fecero una serie di incontri, eccetera. Noi che stavamo iniziando le relazioni diplomatiche con la Cina, siamo subentrati per volere di Giulio Onesti, che sperava
con la sua diplomazia di riuscire, e proprio perché noi avevamo iniziato le relazioni diplomatiche con la Cina, sperava con la sua diplomazia di farli rientrare nel movimento olimpico, e quindi ci ha chiesto di invitarli. I cinesi ci hanno ricambiato l'invito, e quando noi siamo tornati là a giugno-luglio del 72, Giulio Onesti venne con noi proprio per trattare il rientro della Cina al movimento olimpico, e ci riuscì, perché dopo qualche mese la Cina rientrò nel movimento olimpico. La rete tessuta dal presidente del CONI Onesti passa dunque anche per questo scambio di culture pongistiche così diverse. Magni ricorda l'arrivo dei campioni cinesi nel nostro paese. Sono venuti in ottobre-novembre, noi abbiamo fatto qui 4 incontri a Milano, a Torino, a Roma e a Cagliari, con un grande successo di pubblico. Era appena finito il 68, quindi c'era tutta quest'area nei confronti della Cina, no? La parte della gioventù, diciamo così, un po' rossa, un po', e quindi loro poi ci hanno ricambiato l'invito. Ancora più emozionante lo sbarco degli azzurri in Cina. Basti pensare che i match si disputarono in palazzetti con oltre 20.000 spettatori. Era paralizzante anche per me, perché io sono architetto e ho fatto il 68, quindi ecco, ero uno che diceva i confini scellerati cancelliando l'emisfero, no? Invece quando sono arrivato lì a 20.000 km di distanza, e quella sera, mi commuovo ancora adesso, mi scusi, hanno suonato l'inno nazionale, da quel giorno lì ho finito di dire i confini scellerati cancellando l'emisfero. Sfide di ping pong, certo, ma quello in Cina agli inizi degli anni 70 era soprattutto un viaggio alla scoperta di un paese, di un continente in larga parte sconosciuto e misterioso, racconta Magni. Da Pechino ci hanno mandato in giro, ci hanno mandato in un posto dove non avevano mai visto un bianco, che era Nanchang, all'interno dove era partita la lunga marcia di Mao e Chuang Tse-Tung e Chuen-Lai per recuperare la Cina dai giapponesi. E lì non avevano mai visto un bianco, era una cosa incredibile, perché ti toccavano, erano delle cose. E quindi sono state delle sensazioni incredibile, è un'esperienza effettivamente unica. Ma alla fine com'erano dal punto di vista tecnico questi fenomenali cinesi? Giocavano alla stragrande, giocavano bene, anche se per la verità non avevano mai avuto una grande, cioè i cinesi ancora adesso non hanno una grande tecnica, nel senso che i colpi nuovi del tennis tavolo, dovuti alle nuove coperture delle racchette, alla nuova tecnica eccetera, li inventano gli europei, loro li copiano. Quindi anche lì c'era per esempio il famoso top spin, che in Europa già andava alla stragrande, loro non ce l'avevano, anzi hanno chiesto a noi come si faceva a ribattere il top spin, perché loro non erano capaci. Quindi io sono stato all'Università dello Sport di Pechino a spiegare come bisognava fare. Ancora oggi il legame creato da quella sfida amichevole unisce la Cina e l'Italia del ping pong. Personalmente ricordo, per quanto riguarda invece la federazione, sono questi rapporti con la federazione cinese che sono sempre molto stretti, e tant'è che i nostri giocatori, anche i giovani, d'estate vanno in Cina a imparare, ad allenarsi eccetera. Noi siamo stati, diciamo così, fra le prime nazioni dell'Occidente ad avere rapporti diplomatici con la Cina. Nel campo del tennis tavolo siamo stati fra i primi ad andarci, e quindi abbiamo questo rapporto ancora oggi privilegiato con la Federazione Cinese di Tennis da Tavolo. Allora, Niagol Stoyanov, abbiamo rivissuto una pagina davvero speciale del nostro tennis tavolo. Oggi quali sono i rivali più agguerriti di voi azzurri? Beh, in Europa la Germania cerca di contrastare la Cina, però i numeri comunque sono diversi. In Asia invece in tutte le nazioni più o meno c'è tradizione, quindi diciamo che c'è un livello omogeneo. Si tratta comunque di parlare Cina e poi tutti gli altri.
la Germania in Europa comunque ha un ruolo molto importante. So che punti alla qualificazione per le Olimpiadi di Rio 2016. Dai, svelaci qualche segreto, Niagol. Stai preparando qualche colpo a sorpresa? Beh, diciamo che sto lavorando sulla costanza. Non credo che ci siano colpi ad effetto. Si cerca di dare appunto continuità a tutti, agli allenamenti, alle gare, e cercare di limitare gli errori. Gli sbagli devono essere ridotti al minimo e cercare di arrivarci al meglio possibile. Diciamo che non c'è il colpo effetto, la sorpresa, si tratta di arrivarci il meglio possibile. Allora, Niagolo Stoyanov, un grande in bocca al lupo e grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, buon proseguimento. Ci vengo a fare gli auguri di buon compleanno, se così si può dire, alla federazione, che quest'anno compie 70 anni e quindi speriamo che possa ancora migliorare il movimento pongistico. Anche per l'appuntamento odierno con Olimpia è tutto, un grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci in podcast dal nostro sito web radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend, Olimpia torna come sempre domenica prossima alle 16.30, ancora una buona domenica da Dario Ricci.